L'accordo sul canone concordato è una tipologia contrattuale che è alternativa ai contratti liberi, ha però di positivo una grossa valenza sociale e un grosso impatto sulla gente, perché lo scopo del canone concordato è quello di ridurre i canoni rispetto al libero mercato e facilitare l'incontro fra proprietari e inquilini e quindi soddisfare il bisogno casa, che è un bisogno importante come altre cose primarie. Ed è uno strumento di alta efficacia perché ha incontrato l'interesse di tutte le parti sociali e funziona proprio come ammortizzatore sociale, perché chi fa i canoni concordati ha un vantaggio fiscale a livello di tributo nazionale con la riduzione al 10% come cedolare secca, e l'IMU comunale, quindi il tributo locale, si riduce dal 10,6 al 5,25%, quindi questa riduzione della tassazione favorisce una riduzione del canone assoluto come valore totale, per non danneggiare gli interessi dell'una e dell'altra parte, e quindi porta molti risultati. Quelle novità a livello sostanziale non sono modificate a livello normativo ed economico, però non essere cambiate molte cose di questa natura è importante, perché a livello economico si sono mantenuti i valori del 2019, quindi è rimasto stabile il valore del canone d'affitto, diviso ovviamente per zone e per tipologia, però il canone è rimasto sempre quello. È una cosa importante, tenuto conto anche delle crisi, economiche, pandemiche.